One Podcast. Sul Foglio Giulio Meotti qualche giorno fa ha scritto: siamo dei malati terminali. Questa frase è l'ultima di un articolo dedicato alla profonda crisi demografica che l'Italia sta attraversando. Secondo l'Istat, gli over 70 nel nostro paese sono 10,5 milioni, mentre i minorenni sono 9,2 milioni. La nostra quindi è una popolazione sempre più anziana. E lo si vede anche dal numero di scuole che ogni anno vengono chiuse. In Italia negli ultimi 8 anni, secondo i dati diffusi dal governo, sarebbero state 1301. Meotti poi nel suo articolo cita le parole del presidente della Società di Diagnosi Prenatale e Medicina Fetale, Claudio Giorlandino. Ve le leggo. 10 anni fa nascevano 600.000 bambini, quest'anno solo 294.000 e le proiezioni future sono spaventose. Le città sono piene di pubblicità, spesso macabre e imbarazzanti, di agenzie di pompe funebri e non si vedono più in giro cartelli pubblicitari sui prodotti della prima infanzia. Ora, al di là delle pubblicità, i numeri sono reali e fanno effettivamente impressione. Ma non abbastanza, forse. Intendo dire che la crisi demografica del nostro paese non è percepita come una crisi, appunto. Eppure, anche se non ce ne rendiamo davvero conto, la bassa natalità dell'Italia è un problema molto serio. Ma perché? Io sono Marco Maisano e ogni giorno, assieme a chi ne sa più di me, provo a ripartire dalle basi per rispondere alla domanda più semplice del mondo. Ma perché? Difficile pensare l'Italia che fa pochi figli. Difficile anche per chi come me è nato a fine anni 80, quando in realtà già la curva sulle nuove nascite aveva cominciato lentamente ma inesorabile a puntare verso il basso. Eppure, un po' per il numero elevato di fratelli e sorelle dei nostri genitori, un po' anche forse, chissà, per la narrazione hollywoodiana, no? Delle famiglie italiane, numerose e rumorose, non è semplice digerire che sì, siamo sempre di meno e facciamo sempre meno casino. Ora, l'Italia non è l'unico paese occidentale a vivere quello che gli esperti chiamano l'inverno demografico. E infatti l'Unione Europea, seppure un po' in ritardo, ha cominciato a chiedersi in che modo la nostra società possa sopravvivere a questa crisi e quali siano gli strumenti per affrontare quella che viene chiamata transizione demografica. L'UE dichiara che per la prima volta nel 2015 si è assistito al primo vero calo demografico, il che vuol dire che le morti sono state maggiori delle nascite. Io ovviamente non conosco le ragioni profonde del perché in Italia ad un certo punto abbiamo cominciato così a fare meno figli e quindi non avanzerò ipotesi o analisi strampalate. Posso però dire, e credo come molti di voi che ascoltate, che l'incertezza e perché no anche una certa dose d'ansia rispetto al futuro non funziona da stimolo a fare figli. Spesso, soprattutto confrontandomi con la generazione dei miei genitori, noto che si fa una certa confusione tra la voglia di genitorialità e l'opportunità che questa si realizzi. E intendo in senso stretto, cioè è veramente opportuno diventare genitori se le condizioni sono queste? Perché non è di certo essenziale, quantomeno non per noi stessi. Lo è però se ribaltiamo il ragionamento. Un paese, che ci piaccia o meno, senza nuovi nati è un paese che rischia di fallire. Nessun indicatore, nessun dato, nessun report dirà mai che fare meno figli può andar bene lo stesso. Tutti gli analisti, al contrario, concordano che la crisi demografica che l'Italia sta attraversando è un problema serio. Ma perché? A rispondere alla domanda di oggi è Pasquale Tridico, presidente dell'INPS. Il calo demografico è un problema per almeno due motivi. Innanzitutto perché ha un impatto negativo sulla crescita economica e in secondo luogo perché ha un impatto negativo anche sulla sostenibilità del sistema pensionistico. Ricordiamoci che il nostro sistema pensionistico è a ripartizione, per cui i lavoratori attivi di oggi sostengono i pensionati di oggi.
La società italiana nel 1951 aveva una popolazione sotto i 29 anni del 51%. Oggi questa fascia di età si è ridotta al 28%, quindi abbiamo sempre meno giovani e poi ovviamente abbiamo un'aspettativa di vita, e questa è una buona notizia, che si allunga sempre di più per i progressi della scienza e della medicina. Allo stesso tempo, ed è un dato negativo, abbiamo un rapporto tra lavoratori attivi e pensionati pari oggi a circa 1,4, e questo dato peggiorerà nel decennio. Fino al 2030 avremo 1,3 come rapporto. Nel 2050 il rapporto diventerà di 1 a 1, ovvero un lavoratore attivo per ogni pensionato. Ecco, questi dati descrivono una situazione non positiva. Cosa possiamo fare per migliorare questa situazione? Ovviamente la prima idea che la politica giustamente ha cercato di proporre e di avanzare è quella di fare politiche a favore della famiglia, politiche di incentivazione alla natalità, l'assegno unico, le politiche di conciliazione lavoro e famiglia, e sono tutte cose di buon senso, cose che daranno nel tempo dei risultati. Ma occorre fare un patto con i giovani, occorre dire soprattutto ai giovani che il lavoro di qualità paga ed è buono cominciare fin da subito a occuparsi della propria previdenza. Partiamo da un altro dato importante. Molti giovani sono scettici sul fatto se avranno oppure no la pensione. Ecco, i giovani invece avranno la pensione. E questo è un tanto più vero quanto appunto il lavoro che andranno a fare sarà confacente con le proprie caratteristiche, con le proprie competenze, con il capitale umano accumulato, perché questa corrispondenza tra competenza e lavoro che si va a svolgere aumenta l'efficienza, aumenta la produttività. Ovviamente la chiave di volta in tutto questo è lo studio, l'accumulazione di capitale umano, l'accumulazione di competenze. Bisogna studiare e bisogna soprattutto cercare anche di guardare al mercato del lavoro, a ciò che il mercato richiede. Grazie al presidente Tridico. Per riassumere, quindi, un paese che non cresce demograficamente non cresce economicamente, il che vuol dire meno lavoro e stipendi più bassi. E anche se immaginarseli più bassi di così è difficile. E poi le pensioni. Apprezzo, devo dire, molto l'ottimismo del presidente al riguardo, che dire, non ci rimane che aspettare e vedere. Io vi ringrazio per essere rimasti con me anche oggi. Se avete dubbi, domande, proposte, scrivetemi sui social, io ci sono. Grazie e a domani. Ciao! Ma perché è un podcast scritto da me, Marco Maisano. Riprese e montaggio Giulio Rondolotti. Musiche originali Matteo Cassi. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile di produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.